Si chiama Wendy Rush ed è la moglie di Stockton Rush, il CEO ma anche pilota della Ocean Gate, che attualmente si trova nel sommergibile a 3.800 metri di profondità. Ci sarebbe una coincidenza incredibile, infatti sarebbe proprio che costei è anche la pronipote di Isidore e Ida Strauss, due passeggeri di prima classe che erano presenti al Titanic quando affondò nel lontanissimo 1912. Wendy, nata Hollis Way, sposò Stockton Rush nell'86, direttrice delle comunicazioni di Ocean Gate. È stata anche in tre spedizioni, ben tre, ripeto, nel famoso relitto del Titanic. Gli Strauss erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic. Isidore e il fratello Nathan, pensate che avevano delle comproprietà del famoso magazzino chiamato Macy's, o Macy's, che dir si voglia. Insomma, una coincidenza nella coincidenza. Mi ricordo che in Questione di Tempo, questo sottomarino è il protagonista di questa situazione. Dentro a questo sottomarino ci sono ben 5 vite. E la quantità di ossigeno sta scarseggiando. La paura quindi è che possa verificarsi la morte di tutti e cinque. Speriamo proprio di no. Dal narratore italiano è tutto. Ciao a tutti, una buona giornata a voi.